La Madonnina di Montesanto di Maurizio Braucci. Solo i più devoti sanno che il quadro della Madonna del Rosario, esposto nel santuario di Pompei, fu rinvenuto a Napoli nel 1875, in una stradina del quartiere Montesanto, precisamente nel conservatorio, in realtà un educandato del Rosario a Porta Medina. La futura sacra tela, in cattivo stato di conservazione, risaliva alla scuola di Luca Giordano e recava una stranezza iconografica. La Madonna era ritratta nel gesto di consegnare la corona del Rosario non a San Domenico, genuflesso alla sua destra, bensì alla santa peruviana Rosa da Lima, inginocchiata alla sua sinistra. Bartolo Longo, beato dell'ordine domenicano che ricevette il quadro dalle suore del conservatorio, prima di esporlo a Pompei lo fece restaurare e correggere, sostituendo la santa sudamericana con Santa Caterina da Siena, oggi patrona d'Italia. Eppure la peruviana Santa Rosa era presente su quella tela perché i napoletani la invocavano da secoli per proteggerli dalle eruzioni vulcaniche e dai litigi familiari, tanto che a lei venne dedicata la sfogliatella, che una suora del suo ordine inventò fortuitamente nel 1600, dandole il primo nome di Santa Rosa. Ecco uno dei tanti episodi di alterazione del culto della storia della Chiesa Cattolica. Io ne sono al corrente per nessun'altra ragione che quella di essere nato nel quartiere Montesanto e da piccolo aver praticato come chierichetto, oggi si dice ministrante, allorché nel 1975, quindi 100 anni dopo la partenza del quadro per Pompei, questo fece il ritorno in una colossale processione a cui presi parte vestendo il talare e la cotta. Tempo ne è passato. Il quartiere è ancora là e la presenza in esso di cittadini immigrati è consistente, riportando Napoli in avanti verso il suo passato, come noi imparavamo da piccoli, quando a Natale, allestendo il presepe insieme ai nostri genitori, vedevamo comporsi davanti a noi un paese animato di pastori dalla pelle di colori diversi e da costellazioni di costumi e figure medio orientali, africane e partenopee.